donne, mi dia una cifra a spanne, non voglio la cifra esatta. Chiamiamola tecnostruttura mafiosa, scusi il termine, nell'apparato mafioso, oggi non sono, quanto sono, un 30%? Come componente della struttura? Sì. No, no, assolutamente molto più basso, siamo forse Ancora al più basso, 5%. ancora così marginali. Sì, assolutamente sì. In Sicilia, assolutamente sì. Hanno un ruolo soltanto nei momenti di emergenza, quando ci sono tutti gli altri fratelli arrestati, Così allora arriva la basso. sorella, E assolutamente sì. donne, Beh, ad capi. esempio in Calabria o nella Camera Napoletana è diverso, è un universo meno maschile. L'universo mafioso siciliano è ancora molto maschile. Ipermaschile. Ipermaschile, però attenzione, non significa che la mafia non abbia un ruolo nel mondo mafioso, ma è sempre la donna che deve custodire a casa, nell'educazione dei figli, il Però tramandare possiamo dire, una certa lanciare un tradizione. messaggio anche di, cioè, l'omertà è anche colpa di queste donne, possiamo dirlo. Sì, Cioè, sono delle complici, parliamo di quelle coinvolte ovviamente, non certo delle persone per bene siciliane, parliamo di quelle coinvolte, di queste donne che accettano in silenzio per esempio la morte dei loro figli. assolutamente sì. E ci sono, beh, guardi, ci sono, risaltano ancora di più quelle poche, però purtroppo pochissime donne coraggio che invece si sganciano da questo mondo. La vicenda di Rita Atria, la ragazza di Partanna che decise di collaborare con Paolo Borsellino, pur essendo figlia di mafioso e sorella di mafioso, è importante, ma altrettanto importante la storia della madre di Rita Atria, che invece sconfessò la figlia e che arrivò al punto di andare dopo il suicidio, la figlia si suicidò disperata dopo la morte di Paolo Borsellino, dopo il suicidio della figlia, la madre andò in quel cimitero, il cimitero di Partanna, armata di un martello per sfregiare la lapide della figlia, perché quella donna doveva rinnegare in questo modo tangibile quella pecora nera dal punto di vista dell'universo mafioso. Forse un uomo non avrebbe fatto questo.